Cordiale benvenuti a tutti i nostri amici sportivi e non sportivi negli studi di Tv6. Altra puntata di Dr. Wisp. Una trasmissione che sta veramente riscuotendo un grandissimo successo. Il Dr. Wisp. Eh, di questa puntata è Carlo Daurizio, che ringraziamo per essere Grazie. intervenuto io insieme a noi, fisiatra, eh, direttore del reparto di riabilitazione ASL di Pescara. Tra, le al tra gli altri impegni è anche segretario regionale della Sinfer. Quindi, dottore, tanti impegni, tanti incarichi. Grazie per aver trovato il tempo da dedicare a noi della WISP, ma in generale a tutti coloro che possono avere delle problematiche. Oggi parliamo di un argomento molto interessante che riguarda, credo, il 101% della popolazione, il mal di schiena. Grazie Alberico, un saluto a tutti i telespettatori. In effetti si è andato molto vicino con gli <ride> eh, ultimi dati epidemiologici. Parlo di un 80% di, di popolazione che dopo i 40 anni soffre di mal di schiena. Quindi è veramente. Una delle cause più frequenti di loro, sono la più frequente insieme al mal di testa. Ma quali sono, funzi quali sono le funzioni della colonna vertebrale diciamo, e, e perché i, i problemi sono così frequenti? Ma non è difficile capire che la colonna lombare è il baricentro del corpo. Certo. No? È facile, ognuno si mette la mano dietro e vede che proprio il centro del nostro organismo cade proprio a livello eh, lombare. e la colonna. È importante perché ha una funzione di sostegno, di protezione. Ringraziamo vedete, il nostro regista Gianni D'Areo che già è partito. Sì, abbiamo delle slide una... che possono aiutare gli ascoltatori a meglio comprendere. Se poniamo un attimo l'attenzione sulla figura al centro, si nota come la colonna ha tre curve. No? Parliamo, L questa è una colonna vertebrale normale. Normale. Ah, allora, perfetto. Allora intanto un primo, eh, specificate che la colonna lombare fa parte ovviamente di tutta la colonna no, vertebrale, quindi c'è il tratto cervicale, dorsale, lombare e sacrale. Quindi è un insieme, tutto insieme da legamenti e muscoli che qui non vediamo ma che sono molto importanti e, e sono spesso causa di dolore. Certo. Le tre curvature servono perché, come vediamo nella prossima diapositiva, nelle successive diapositive, è una legge fisica la presenza di queste curvature aiuta a sopportare meglio i carichi c'è certo. una legge fisica che vedremo successivamente La resistenza di un corpo è uguale al numero di curvature al quadrato più 1 quindi la colonna vertebrale avendo tre curvature 3 per 3 9 più 1 10 è un'esistenza 10 volte superiore certo. che non se fosse completamente dritta perfettamente dritta certo quindi vedete qui le funzioni che mi chiedevi di sostegno quindi sopportare i pesi, guidare i movimenti, flessioni, okay. rotazione, e poi, non meno importante, è proteggere le strutture nervose, il midollo spinale e radici. Ci rendiamo conto che la colonna vertebrale è sensibile un po' per tutti, infatti, molto è in campo lavorativo proprio per le varie attività lavorative. Ma se noi dovessimo, come io chiedo sempre ai miei ospiti, eh, quali sono gli sport che più sollecitano la colonna vertebrale? Abbiamo capito che sono tutti, potremmo dare una maglia nera ad uno sport in questo senso? Ma soprattutto i sollevamenti, il sollevamento pesi chiaramente è eh, uno sport che predispone molto di più, ma anche quelli dove siano delle torsioni no, okay. della colonna, ad esempio il tennis. Quindi sport a impatto dove si associano flessioni, bruschiamenti di flessione, torsione, rotazione della colonna, sono quelli maggiormente Quindi, esposti. Non solo i carichi ma anche le torsioni, le torsioni vanno ad incidere. Però ti dico, la seconda categoria, vediamo ecco, i fattori occupazionali, e qua si possono appunto, vedere quali sono appunto, le situazioni che mettono maggior rischio il lavoratore ma da una statistica recente è stato visto che la categoria più esposta dopo i lavoratori dell'industria pesante sono i bancari. Ah, Quindi la vita sedentaria non protegge dal mal di schiena. Certo. Per motivi che adesso vediamo, nella prossima slide dovremmo vedere quella che è la eh, funzione nel sopportare i pesi e in particolare, contrariamente a quando si crede, quando stiamo seduti il carico di scala è molto superiore a quando stiamo in piedi. Perfetto, quindi potremmo dire che in, in questo caso lo sport potrebbe essere invece quasi lenitivo rispetto a questo tipo di problema. Sì. Ovviamente il sollevamento pesi è un po' un'anomalia perché va proprio a sollecitare direttamente la colonna vertebrale, ma altri sport tipo... E il calcio, la danza, e il podismo stesso potrebbero agevolare anche eventuali difficoltà in questo senso. Sì, il movimento aiuta. No? Una delle, eh, diversi studi eh, controllati hanno dimostrato che il riposo è nocivo al mal di schiena, quindi viene consigliato sempre l'esercizio fisico. È chiaro che bisogna graduare l'entità dei carichi. E, eh... Perfetto, allora. Andiamo nell'idea nell che abbiamo mal di schiena, caro dottore. Che cosa dobbiamo fare nel momento in cui noi ci alziamo? Abbiamo mal di schiena, ma abbiamo anche una giornata lavorativa di fronte a noi e comunque una tabella di allenamento che vorremmo seguire. Allora, intanto stiamo parlando del cosiddetto mal di schiena meccanico posturale. Certo. E, e quindi noi stiamo affrontando il discorso di patologie purtroppo molto più serie e gravi che sono fortunatamente una minoranza. Certamente. Allora la prima cosa da fare, se il dolore è quello tipico che accusiamo saltuariamente non ci preoccupiamo e cerchiamo di, di andare avanti, e adesso vedremo come. Ma se notiamo dei segni particolari, esempio è avuto un periodo di febbre, di dimagrimento. Sì. Abbiamo dei segni neurologici, le cosiddette, che le bandiere rosse o semafori rossi, dobbiamo, in concreto dobbiamo, sotto una vista medica, accurata benissimo. per escludere patologie più serie di tipo certo. reumatico, problema a carico degli organi interni, malattie neurologiche, neoplastiche e quant'altro. Ciò escluso quando restiamo confinati in quella che la cosiddetta lombalgia meccanica o meccanico-posturale o disfunzionali, un, un, un dolore muscolo scheletrico, allora siamo più tranquilli dobbiamo cercare di mantenere le normali attività quindi evitare il riposo assoluto e iniziare una rieducazione degli esercizi che ci possa aiutare a migliorare e a prevenire molte persone eh, anche nell'attività sportiva utilizzano la pancera non tutti perché hanno un problema in atto e molti proprio a scopo preventivo Potrebbe essere questa una buona, eh, una buona consuetudine oppure la sconsigliamo? Ma io la sconsiglierei perché noi abbiamo già una panciera fisiologica costituita dai muscoli addominali, in particolare il muscolo eh, trasverso dell'addome, che è il più profondo dei tre muscoli addominali e che ha la funzione di stabilizzare la colonna, contrendosi in co-contrazione con i muscoli estensori della colonna e con i muscoli gluti, a proprio svolge il ruolo di un busto fisiologico. E quindi che cosa dobbiamo fare noi per prevenire il mal di schiena? Come atleti dobbiamo assolutamente, come mostra questa slide, lavorare e dobbiamo imparare a riattivare questa muscolatura che diventa diciamo meno funzionante, meno funzionale eh, col passare degli anni e quindi bisogna attivare dei trattamenti di co-contrazione soprattutto, che vedono un interessamento appunto del multifido, del trasverso dell'addome e anche della muscolatura pelvica, perché è il nostro busto fisiologico che va riattivato. Ovviamente qui stiamo parlando di esercizi veri e propri, propri a corpo libero immagino. Sì, esercizi che eh, l'atleta, il paziente può anche svolgere da solo, anche a proprio domicilio, una volta però che un terapista esperto glieli ha insegnati in certo. modo adeguato. Eh, tutti gli studi sono concordi nell'affermare che l'esercizio fisico è efficace nel trattamento e certo. nella prevenzione del mal di schiena, a differenza della classica terapia fisica strumentale. Quindi il messaggio è che bisogna seguire il trattamento attivo. Evitare le metodiche passive. Nel momento in cui noi stiamo comunque seguendo un trattamento attivo, cerchiamo di mantenere una buona tonicità intorno a questo gioiello che è la colonna vertebrale, quando dobbiamo un po' preoccuparci se eh, c'è qualcosa che non va? Quale può essere un campanello d'allarme che dall'oggi al domani ci può far capire che non è più sufficiente questa attività fisica di tonificazione? A questa domanda molto importante, alberico, in effetti se il dolore cambia di intensità, cambia di caratteristiche, soprattutto compaiono segni neurologici, tipo l'irradiazione del dolore lungo arte inferiore associata a formicolio, associata a un segno di debolezza certo. della muscolatura, bisogna ovviamente preoccuparsi e sottoporsi alle indagini del caso. E a quel punto, quando abbiamo diagnosticato un problema vero e proprio, dobbiamo fare delle terapie... Quali sono le terapie più efficaci che possiamo così consigliare? Nei casi meno importanti, meno seri, anche interventi in gruppo di ginnastica tipo Back School hanno mostrato un'ottima efficacia. Adesso scriviamo velocemente delle immagini, vedete esercizi di respirazione, esercizi di attraversione del bacino, esercizi di eh, tonificazione della muscolatura paraspinale, in particolare il multifido, certo. esercizi che stimolano proprio la propriocezione, il controllo posturale attivazione dei glutei, del multifilo, andiamo avanti ancora con le slide, esercizi di stretch spesso la muscolatura è molto contratta. Siamo tutti dell'idea, qua vediamo queste sono vere e proprie terapie che praticamente implicano... Poi vediamo un, un gruppo fisico. di pazienti anziani che fanno questa terapia in gruppo che è molto efficace, però anche negli atleti, se andiamo avanti poi ci sono anche trattamenti individuali col metodo di erogazione posturale globale che è un metodo attivo, vedete alcune posture tipo ranno al suolo. Poi abbiamo la rana in aria braccia chiuse e poi la rana in aria braccia aperte. Sono delle posture molto eh, specifiche da seguire appunto con terapisti esperti. Entrando nel campo della postura, quello che abbiamo visto noi è l'immagine dell'esercizio. Quella posizione va tenuta per un certo tempo. Un certo tempo, sotto la guida del terapista, ovviamente questo certo. è un intervento molto specifico. La durata di un trattamento è di circa un'ora in questi casi, ecco. quindi e vanno ripetute almeno due o tre volte alla settimana Perfetto, quindi quelli che abbiamo visto sono esercizi che vanno mantenuti e vanno, praticamente, occupano un'ora di, di attività Un'altra metodica molto importante e molto efficace dimostrata da molti studi randomizzati e controllati è la tecnica McKenzie che si basa di solito su esercizi attivi in estensione della colonna sia in posizione prona che in stazione retta queste sono le tre sindromi individuate da McKenzie e quindi si esegue tutta una serie di esercizi, vede in posizione, come dicevo, prona, in piedi e solitamente eh, diciamo, abbiamo dei miglioramenti abbastanza eh, consistenti. Nel, questa è una tipica postura in estensione con la metodica McKenzie. Un'ultima domanda che volevo fare perché me, veramente me la chiedono in tanti, è una pratica che è sempre più in voga, non so se è più per moda che per necessità, l'utilizzo del tape. Il tape è molto importante, se andiamo avanti con le immagini adesso vediamo alcune particolari applicazioni del tape, vedete questo è importante, il tape può essere utilizzato, cos'è il tape? È un cerotto rigido che noi applichiamo per o inibire l'attività di un muscolo contratto, o per stabilizzare un segmento ipermobile, instabile, sì. oppure per scaricare delle strutture dolenti. E vediamo, vedete qui alcuni tipi di applicazione a livello lombosacrale avanti. Abbiamo altri esempi, vedete, questo è importante perché riduce il dolore e stabilizza il segmento ipermobile. Abbiamo altri tipi di applicazione, vedete? E poi è importante, vedete anche un lavoro sulle, sulle radici irritazzi, sui tessuti contratti. E la muscolare che deve poi coinvolgere anche la muscolatura glutea. Lo abbiamo sempre detto, quel, il tape è comunque un cerotto che va messo in un certo modo seguendo una certa tensione e quindi fatto Bu da un esperto. Però esatto. in ogni caso possiamo dire che per quanto riguarda la colonna vertebrale può avere un, una sua valenza. Sì, da risultati, chiaramente il trattamento deve essere sempre globale e multidisciplinare. Eh? Perfetto. Quindi non esiste una sola tecnica che risolve il problema e la cosa importante è il lavoro muscolare. Perfetto, quindi. il messaggio di oggi quindi è quello per gli sportivi fare sport in maniera comunque misurata e in maniera ben mirata. Per chi non dovesse fare sport il messaggio che diamo oggi dottore, iniziate a fare sport, quantomeno attività eh, proprio per quanto riguarda la tonificazione della colonna vertebrale e di, mus dei muscoli in generale. Tutti vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dottor Wis.